Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, come di consuetudine, il fine settimana riservato al Gran Premio di Monte Carlo, sesta prova del Mondiale di Formula 1, inizia il giovedì con la disputa delle classiche sessioni delle prove libere 1 e 2. E nella libere della mattina sul circuito monegasco a svettare Lewis Hamilton, che con il tempo di 1.34.25 batte il record dell'attuale configurazione della pista di Monaco con la sua Mercedes, precedendo di poco più di un decimo il ferrarista Sebastian Vettel. Si ripropone quindi il duello Mercedes-Ferrari che sta caratterizzando questo avvio di stagione. Da subito le Mercedes sono entrate in pista a inizio sessione con le gomme super soft. Ricordiamo che qui a Monaco la Mercedes ha portato la gamma più blanda, più soft delle proprie gomme, ultra soft, super soft e soft, ovviamente in ampia maggioranza. Le scuderie hanno scelto, visto anche che è il primo Gran Premio dove i piloti hanno potuto decidere quanti treni delle rispettive mescole degli pneumatici portare, saranno le ultra soft, le gomme da gara, e abbiamo già visto che i tempi realizzati dai piloti sul toboga del Principato sono stati fatti con le gomme ultra soft. Alle spalle del dinamico duo che sta caratterizzando questo avvio di stagione, Max Verstappen con una Red Bull sì più vicina, ma qualche problema per il pilota olandese che si è dovuto fermare per una foratura e per un danneggiamento al fondo piano della sua Red Bull numero 33, comunque sia poi rientrato in pista. L'olandese volante ha ottenuto il terzo tempo, precedendo Bottas con la seconda Mercedes, il compagno di squadra Ricciardo, gli unici piloti a scendere sotto l'1.14. Da sottolineare la buona prestazione delle Toro Rosso, unica scuderia che ha utilizzato solamente i pneumatici super soft, e il russo Kvyat è riuscito a innalzarsi fino alla sesta posizione, 1.14.1 per il pilota della Toro Rosso, che ha preceduto l'altro ferrarista Kimi Räikkönen, un po' in difficoltà nel tentativo di incontrare il giusto assetto della propria Ferrari numero 7. Räikkönen che ha preceduto ancora una volta un Perez con la Force India che si conferma la quarta forza del campionato fino ad ora. Sainz, nono, a confermare il buon telaio, la buona prestazione delle vetture di Faenza, lo aveva annunciato comunque il disegnatore della Toro Rosso, James Key, che il telaio, comunque la parte aerodinamica dei torelli faentini, garantisce buone prestazioni su circuiti atipici come quello di Monte Carlo. A chiudere il lotto della top 10, il francese Ocon della Force India, a confermare quanto il giovane pilota transalpino stia facendo bene, consentendo alle Pantere Rosa, alle vetture rose di Silverstone, di essere costantemente tra i primi. In difficoltà la Williams con Massa undicesimo e Stroll ancora una volta dietro il compagno di squadra sedicesimo, che nonostante il passo più corto tra le vetture in pista, soprattutto le più forti, che si dicevano passo più corto, avvantaggiati sul circuito di Monaco, invece Massa e Stroll non sono riusciti a far bene, abbastanza distanti oltre un secondo dalle vetture di testa. Ricordiamo che in un tracciato così breve le distanze sono minime, lo saranno ancora di più in qualifica sabato, dove vedremo sicuramente lotta apertissima, coltello tra i denti, tra Ferrari, Mercedes e Red Bull. La McLaren, che ricordiamo schiera il rientrante Jenson Button al posto di Alonso, impegnato lo stesso weekend di gara di Monaco nella 500 miglia di Indianapolis, non è andata oltre il dodicesimo posto con Van Dorn a 1.04, mentre appunto Button ha chiuso 14°. Una McLaren che, viste appunto le caratteristiche della pista di Monte Carlo, si aspettava magari più vicina, ma sappiamo anche che comunque le libere 1 i tempi crono sono sempre relativi, soprattutto perché
nell'ultima parte delle libere. Le vetture hanno già cominciato a fare stinti in assetto gara, che vedremo ripetersi come di consuetudine nelle libere del pomeriggio, che inizieranno alle ore 14. Problemi per Hülkenberg e Ericsson, che hanno girato praticamente solo per fare un giro di installazione. Problemi al fondo e al cambio per lo svedese della Sauber, il tedesco della Renault invece alle prese con problemi meccanici. Non hanno potuto girare, spereranno sicuramente di farlo nel pomeriggio. Delle libere, quindi, che come detto sulla roulette di Monaco fanno uscire al momento il nero grigio della Mercedes, il rosso invece è ancora un po' nascosto. Forse le Ferrari più cariche di benzina, ma comunque sia sono vicinissime a Mercedes e ai piloti che sono arrivati in vetta in questa prima sessione di qualifica. Grip meccanico, prestazioni delle gomme e trazione sicuramente i protagonisti dal punto di vista tecnico di questo Gran Premio, che sarà divertente, e vedremo come si adatteranno tra l'altro le vetture di quest'anno, le Formula 1 2017 più larghe su una pista molto stretta, su una pista conosciuta per in passato aver visto Gran Premi combattutissimi, tanti incidenti, ma anche spesso gare noiose con un trenino di macchine dall'inizio alla fine e poche emozioni. Vedremo se i protagonisti della gara di quest'anno invece riusciranno a darci un gran premio divertente. Intanto nel pomeriggio ci aspettano le seconde libere per assaggiare i giri, gli stinti in assetto gara, per vedere chi sarà il più veloce sulla pista di Monaco, in attesa poi della consueta pausa di domani e sabato delle qualifiche che ci daranno la griglia di partenza del Gran Premio. Torneremo a sentirci quindi nel pomeriggio per analizzare quanto uscirà dalle libere due del Gran Premio di Monte Carlo.